Per tutte le liste, le cinque liste che hanno supportato in questo primo turno di campagna elettorale Chiara Calati, quindi Forza Italia, Lega Nord, Magenta Popolare, Fratelli d'Italia e Rivoluzione Cristiana, tutti gli elettori che hanno dato il voto alle singole liste e al nostro candidato Chiara Calati, che come sapete abbiamo commentato questa notte in diretta, ha avuto nel primo turno un esito assolutamente positivo. 46,4%, quindi è un soffio davvero dalla vittoria al primo turno. Chiara ha fatto un lavoro veramente ottimo, guidando una coalizione che si è dimostrata unita, compatta, capace di andare a recuperare voto su voto a un centrosinistra che, non dimentichiamolo, non era lo sfidante, ma era come dire, il sindaco uscente. Guidava la coalizione il sindaco uscente di centrosinistra, quindi chi ha governato questa città per 5 anni, e Chiara Calati è stata, secondo me, bravissima a proporre alla gente un programma che abbiamo condiviso, un metodo di fare politica che a Magenta hanno già sperimentato nei 10 anni di governo di centrodestra, che oggi Chiara Calati ha riportato ancora nella sua struttura e nei suoi contenuti fondamentali, ma chiaramente adattandole alle sfide nuove che ha Magenta e alle sfide future che avrà questo territorio. Quindi davvero io lascio subito la parola a lei, perché è stata bravissima, e quindi oltre a ringraziare tutti gli elettori del centrodestra, che qui ripeto è un centrodestra unito e compatto e moderato sullo stile di Regione Lombardia, ringrazio anche Chiara Calati, perché in un momento difficile come questo, in un momento di antipolitica, noi tutti che facciamo politica nel centrodestra sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per trovare anche persone che avevano voglia di candidarsi e di fare un passo avanti. Allora, l'abbiamo trovato sicuramente in molti consiglieri comunali che si sono candidati, ma l'abbiamo trovato soprattutto in un candidato sindaco che con grande caparbietà, con grande decisione, con grande competenza, in un momento particolare della nostra città ha detto: io voglio talmente bene a Magenta che mi metto in gioco me stessa, metto in gioco la mia vita e gioco questa partita. Una partita difficile, il primo tempo l'abbiamo vinto alla grande. Siccome sono un amante del calcio, questo è solo il primo tempo di una partita importante, siamo adesso tornati negli spogliatoi, noi sicuramente non faremo come il Milan quando vinceva 3-0 con il Liverpool, non stappiamo bottiglie di champagne, torniamo in campo sapendo che il secondo tempo sarà altrettanto duro e difficile, ma ce la metteremo tutta, tutti noi insieme a Chiara Calati, per dare a Magenta un futuro migliore. Chiara, te la parola. Grazie a tutti voi presenti, e anche da parte mia va un ringraziamento in primis a tutti gli elettori, appunto, che questa notte ci hanno dato il 46,4 e 3, insomma, per cento di voti, e poi a tutta la coalizione che è qui, appunto, e tutti i candidati consiglieri che si sono battuti per ottenere i rispettivi risultati, e anche a tutte quelle persone che hanno militato tanto in questa campagna elettorale. La nostra è stata una campagna elettorale profondamente vicina alla gente, e questo è stato un risultato che ha premiato questo tipo di scelta. Noi abbiamo dialogato tantissimo con le persone, l'abbiamo fatto sia in fase di stesura del programma elettorale, sia appunto quando poi il programma elettorale l'abbiamo presentato, per proprio far capire loro quanto fosse un programma che viene dal basso. Una politica davvero condivisa, non una politica che sia calata dalle stanze del potere, e questo ha premiato, e soprattutto una politica concreta. Sostanzialmente noi abbiamo visto che su tutti i seggi, e questo è un motivo d'orgoglio, in tutti i seggi siamo stati assolutamente davanti, e questo vuol dire che la cittadinanza sta dando un chiaro messaggio all'amministrazione uscente, cioè il tipo di politica condotta dall'amministrazione uscente non è risultata di loro gradimento, perché appunto questo è un risultato grande che abbiamo. E probabilmente neanche la politica dei grandi sogni, cioè è stata un'amministrazione che appunto non ha saputo coniugare quelle che sono le esigenze pratiche e reali di una città con quelle che sono invece le prospettive di sviluppo futuro. Cosa che invece noi nel nostro programma abbiamo molto chiaro, quindi sappiamo di avere davanti un ballottaggio, perché naturalmente il sindaco uscente è un avversario di grande rispetto e temibile, quindi assolutamente in questi 15 giorni noi ci adopereremo perché sia una campagna elettorale ancora più convincente, e ancora per far spiegare alla gente che davvero Magenta ha possibilità di ripartire con le idee concrete del centrodestra, cioè per tornare ad essere una città al centro, una città per la persona,
una città che sia vivibile per i cittadini. Quindi con i nostri tre grandi punti, quindi strade, sicurezza e sostanzialmente sviluppo, insieme alle associazioni, che sono il mantra che abbiamo tenuto per tutta questa campagna elettorale, continueremo ad insistere perché è su qui che si rifonda alle basi della città. Poi pensiamo ai grandi progetti, poi pensiamo comunque alle grandi aree, abbiamo detto grandi accordi di programma con Regione Lombardia, con gli imprenditori, quindi abbiamo certo una visione di quella che sarà Magenta da qua ai 10, ma dico anche 20 anni, che sarà anche oltre, perché uno sviluppo non può essere pensato da qui a 2 anni, però da qui a 1 anno, da qui a 2, dobbiamo guardare quelli che sono i problemi reali di questa città e quindi appunto in primis il suo decoro, la sua manutenzione. E pertanto appunto noi continueremo a parlare di questo agli elettori e vedremo, davvero avremo di nuovo momenti insieme tutti in piazza, avremo momenti di nuovo ai banchetti, ai mercati, continueremo davvero a stare vicino alla gente, perché questo è il tipo di politica che noi vogliamo e questo è il tipo di politica che appunto nel primo turno ci ha dato questi risultati, per cui vogliamo continuare su questa strada e siamo convinti insomma che gli elettori ci seguiranno. Spero di sintetizzare quello che ha detto Chiara e quello che i responsabili delle liste prima mi dicevano fuori. Noi vogliamo davvero lanciare un appello forte ai cittadini di Magenta dicendo: è finito solo il primo tempo di una partita importante, ma c'è il secondo tempo che è altrettanto difficile e importante, quindi bisogna tornare tutti a votare. Chi vuol sostenere Chiara Calati, chi vuol cambiare Magenta, non deve dimenticare il turno di ballottaggio. Quindi tutti alle urne e sosteniamo Chiara Calati. Grazie.